Dov'è che tu vai, Gerottino? Briganti, dove? Dov'è che tu vai, Gerottino? Buongiorno, buongiorno, ciao amore, buongiorno, ragazze, buon martedì, oggi mi arriva la santa, oggi sono felicissima, mi arriva l'agenda della Carpe Diem, la Blossom, Blossom, non so come si chiama, quella con tutti i fiori, sono felicissima ragazze, sono proprio felice. C'è in carica il video di ieri, oggi verso mezzogiorno, sì, le 11, mezzogiorno, lo trovate online. Brr, che freddo, mi volevo mettere il giacchettino stamattina, però mi sento un po' mezza e mezza, chissà se mi viene il raffreddore. Allora, c'ho da fare un sacco di giri stamattina, che poi ieri mattina senza passeggino non abbiamo fatto niente, oddio, che chiocchini rossi e ciò, non abbiamo fatto niente ieri con Lallo perché siamo dovuti andare a prendere il gas, una cosa o un'altra, non abbiamo fatto niente, per cui mi tocca farli oggi questi giri. Dovrebbero arrivarmi anche gli stivaletti di Bershka, quelli rossi che avevo presi uguale alla Lolla. L'avevo visti in un blog, insomma, in un video della Lolla e mi erano piaciuti. Allora, per 9 euro, dico, l'ho presi anch'io, sono scontatissimi. Va bene, ragazze, ci sentiamo nel corso della giornata. Ma è freddo, ragazze. Sono qui in macchina di Dani, ma c'è un freddo. Ora non so nemmeno dove appoggiarvi, vabbè, tanto. Un attimino vi posso parlare anche da qui. Proprio freddo. Via, si parte. Sta nevicando. Ciao, freddo. Mi fai male con questi morsi. Zitta, zitta. Che freddo che fa. Vabbè, ragazzi, dai. Bellina sei, sì. No, no, ma come ci sai di bene, no? Ora nonna ti accende il fuoco, eh? Sta nevicando, ragazze. Non è che viene giù tanta, però ora ha rismesso, vedete? Ora ha rismesso. Però veniva giù quando ho preso la macchina, veniva giù che era un piacere. Dico, mira, va, che spettacolo stamattina. C'hai il telefono di nonna. No, via, il telefono di nonna. Beh, e nonna pia il caffè con la pastarellina, perché stamani nonna non ha fatto un tempo. Me lo giri te? Aspetta, poco pratica questa videocamera, devi andare a cercare dietro, vero Emily? Allora, ora noi famo il caffè perché nonna stamattina non c'aveva i biscotti a casa. Allora prendo queste merendine senza glutine che tengo qui da Dani. E che la Lady ora mangia tutta. Guarda bellini sti gattini di Siena che le adottano. Sto seguendo su Instagram, si chiama, aspettate ora prima di ritrovarlo, perché ora c'è tutta quest'altra pubblicità, ora anche lì fanno le pubblicità. Com'è? No? Mi sembra Cassiopea di Siena, sono. Ecco, Cassiopei Oasi Felina di Siena. La sto seguendo, c'è un sacco di adozioni. Via, non me la metti dentro, dammela a nonna, la mangio. E c'è la Lady qui sotto che mangia tutte le bricioline. C'è un sacco di adozioni per i gattini, per chi vuole adottare. Alcuni sono anche già sterilizzati, già vaccinati e tutto, quindi voglio dire, una bella cosa. Me l'hai rotta. Sì?
Da, che sei in tedesca? O italiana? Dove l'ha messo il cucchiaino? Vedi qui. Aspetta, nonna. Buono signora, caffè. Com'è il caffè? No, amore, no. Caffè no. Amore, sì, che finta si fa, no? Mamma signora. No, mamma. Ora rompiamo la tazzina. Come l'altra sera. Via, che volemo fare? Non ce le mette, ma non puoi dire cos'è il caffè, le cai caffè. Sei piccina. Sei piccina. Come sei te? Piccina. Malandrina. Insomma, stanotte hai fatto. Te ne sveglia mamma. Alle 3 ti sei svegliata, non avevi più sonno. E mamma qua con un giro per casa con te. Oh mamma. Brigante. Non si fa così, mamma c'ha da andare al lavoro, Dopo come fa a concentrarsi? Vai a tutte le borse, Giucchetta, giucchetta, giucchetta. Sono orgogliosa delle mie ragazze. Allora, sono tutte e due a capogruppo al lavoro. C'è il capogruppo della linea della loro linea. Ora Kika è capogruppo della linea di Louis Vuitton, quindi ha la sua linea, mentre Dani è capogruppo sempre su un'altra linea di Louis Vuitton, vero Spike? E sono molto molto orgogliosa delle mie ragazze, cioè quello che fanno riescono, so veramente brave, brave. Io non ero così, non so mai, non ho mai reso orgogliosi i miei di qualcosa, anzi sono state più le disperazioni che gli ho fatto avere ai miei genitori piuttosto che l'orgoglio. E voglio dire, Francesca è arrivata 35esima in tutta Italia come anche capogruppo di Brosce Ragazze, come si dice, consigliera di bellezza, sì, capogruppo di Brosce. Quindi voglio dire, sono quello che hanno fatto, gli è sempre riuscito tutto e sono contentissima. Poi la Nana ha fatto un capolavoro, vero? Ma chi è il capolavoro di nonna? Ma chi è quello capolavoro? Senti amore, ci andiamo a lavare? Ciao Spike, ciao Spike, ciao. Senti come fa le fusa. Ciao Spike. Amore, ma il caffè non si lecca. Ma lo vedete ragazze? Vediamo, fa qualcosa. Emily, allora è vestita e guarda la televisione, vero? Emily. E nonna sistema camera. Ora intanto che Emily guarda la TV un pochino, aspettiamo Lallo, io mi sono messa a stirare così mi porto avanti e siamo a posto ragazze, perché sennò qui non si finisce più. Io volevo andare in banca, lascio qui la città perché piovizzica, nevischia, quindi preferisco far così, ecco, metto i sacchi della spazzatura fuori così. E via. Ora in banca ho fatto e ora andiamo su da Lallo perché ha un appuntamento, per cui è bene che vado. E ora si va a Cassina, vero? Siamo andati a fare la spesa, Emily? Nonna, siamo andati a fare la spesa, vero? Con nonna. E ora si va a Cassina. Che fatica! Non dormire, amore, Che mangia, Emily? Che mangia? La cioccolata. La cioccolata mangia, la golosa. Oh, guardate come nevica. Che fiocconi che viene giù. Che fiocconi che viene giù. Hai visto che lavoro? Ascolta, la vuoi lasciare in pace? Ah, ti sei messa la collana?
Questa lettiera, io un po' pari a rimetterla a posto, Emilia, attenta. Vieni, mettila a Leo. Leo, gioca, digli. Leo, 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 gioca. Leo, Leo, Leo. Mira la briciola, l'ha tutto leccato, c'ha tutti i peli arruffati, hai visto, Emily? Allora, io la volevo cambiare un attimo perché ha fatto cartina, gli volevo mettere le ciabattine, eh? Vieni, amore, che ti cambia, nonna. La briciola è là. Volevo portare sti panni a posto. Vieni. Buon appetito, bimbe, digli. Io mangio, vero? Buon appetito. Leo dorme. Qui sta ancora nevicando, ragazzi. Anche se ora è più, un pochino più leggera, però vedete il lavoro. E via. Vedete? Ma lo vedete dove è salita sta puzzolosa? Nel divano. La puzzolosa. La puzzolosa nel divano. Stai attenta. A Cece si sta seduta, dai. A Cece, ovvio, scende giù, su. Come ti ha insegnato, mamma? Brava, brava la Emily. Brava, meme. Brava. Guarda sta cuccia piccinina, briciola, lì tutti arruffati. Guarda lo spatrio qui. Lo spatrio. Che hai fatto? Gli avevo regalato a Natale quel bambolottone, però voglio dire, sono bambolottoni grossi. E allora si è deciso la sua mamma, dice mamma, daglielo quando è più grande, visto che costa abbastanza soldini. Guarda qui che spatrio. Dice daglielo quando è più grande, perché ora manco si rende conto, lo rovina e via. Dice tanto ora gioca con questi di giochini. Quando è più grande invece ci sta che gli faccia più piacere, ecco. E io ora c'ho il sughino di il ragù di ieri di carne che è avanzato, perché per me faccio la minestra con il riso di ieri sera, mi scaldo, allora gli faccio la pasta con ragù e poi oggi siamo a posto. Io mi mangio questa e allora gli faccio la pasta con ragù e siamo a posto. Ora, ho finito di pranzare. Le ragazze sono tornate al lavoro, Lallo è andato a letto con Emily e io ora sparecchio. Madonna, mi sono messo sto maglioncione che fa un po' schifo, ragazze, lo so, però c'ho freddo con questa magliettina perché sotto c'ho la tutina questa qua, sembra un pigiama, però è una tutina di Asos col maglioncino rosa e sotto la tutina questa qui. In pile, però allora mi dovrebbero arrivare due pacchi oggi, non so se ve l'ho già detto, non mi ricordo. Uno di Bershka, mi sembra si dica così, e quell'altro doveva arrivarmi un'agenda che mi sono presa che mi piace tantissimo, della Carpe Diem. Oddio, iniziamo a mettere in ordine e la sto aspettando con fervidi vita, come si dice? Fervivi, no, non mi riesce a dirla la parola. Vabbè, ok. Allora, sono un po' incavolata perché mi hanno messo in un gruppo. Un'altra volta, per l'ennesima volta, cioè io vi do l'amicizia a chi me la chiede, chi mi segue sui video, io non voglio tirarmela come le altre YouTube e soprattutto essere giudicata così se mi incavolo, se mi aggiungete ai gruppi, va bene? Cioè mi paragonate a altre YouTuber perché solamente perché mi incavolo se mi aggiungete ai gruppi. Allora, io odio che mi si arrivi un sacco di notifiche sul cellulare, quindi odio le chat, odio WhatsApp, odio tutto, odio. Va bene? Se voglio scrivere un messaggio o rispondere a un messaggio, non sono obbligata a farlo, lo faccio se mi va di farlo, va bene? Come così, io vi do l'amicizia, però, cioè nel mio profilo pubblico, sì, ora infilavo il bicchiere qui nel frigorifero, madonna. Vi do l'amicizia nel mio profilo privato, però non ve ne approfittate di me, nel senso che mi iscrivete ai gruppi. Io odio essere iscritta ai gruppi. Scelgo io quello che voglio, i gruppi di cui voglio far parte.
Non c'è bisogno che mi ci infilate voi senza nemmeno chiedermelo poi. Lo odio da morire. Non. Una l'altro giorno ha fatto uguale, sei incazzata, ti blocco, ti levo l'amicizia, non ti seguo più su YouTube. Ma vaffanculo, non mi segui più. Ma chi se ne frega, insomma, ma come ti permetti? Cioè, no, non esiste, mi ha fatto perdere un sacco di tempo la mia figliola che volevi entrare in Iberoscè, ti sei dileguata, poi ora ti incazzi anche, mamma che vuoi dalla mia vita? Ma chi ti ha chiesto niente? Cioè, assolutamente, non mi devi rompere le palle. No, non esiste, se mi vuoi seguire mi segui. Però se non voglio essere iscritta ai gruppi, è inutile che mi dici, ah, se guarda le altre youtuber, No, io non so guarda le altre youtuber, io sono io, le altre youtuber sono le altre youtuber. Però non voglio essere iscritta ai gruppi senza nemmeno, mi sono sbagliata, ti chiedo scusa, accetto le scuse, però sappilo che io odio queste cose. E se ho scritto che odio queste cose, odio queste cose. Ma mi puoi dire che sono stronza, non me ne frega un cazzo. Ora un'altra mi ha aggiunto, ma ragazze, basta. Anche basta. Cioè, ti do la mia amicizia sul mio profilo privato. Nessuna youtuber lo fa. Io lo faccio e te te ne approfitti così. Anche no. Anche no, ragazze. Anche no. Se ti do l'amicizia, cioè. Non devi sentirti libera di fare che cavolo ti pare, capito? Vabbè, chiudiamo il discorso qui. Sono arrivati insieme la gente e gli stivali. Ora l'apriamo insieme, ragazze. Allora, vediamo. Vi appoggio qua. Vi appoggio qua. Oi, 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 oi. Allora, prima vista, troppo felice sono. Ah, è arrivata. Che bella, ragazze. Oh, finalmente. Bella, troppo felice. Aspettate, visto che sta carta, bello. La meraviglia, ragazzi, ma guardate come l'hanno confezionata bene. Che spettacolo. Oddio mio. Che meraviglia, mamma, che felicità che ho. Non vedevo l'ora che arrivasse. Proprio confezionata stra bene, sembra un regalino veramente. Wow, quanto è bellina, proprio da borsettina, ragazze. Che bella. Oddio, che bella, contentissima perché è piccolina, quindi voglio dire, si può portare anche in borsetta, piccina così. Sì, lo so che io con le cose piccine sono più bellina, io uso meglio le A5 perché io scrivo, vedete quanto disegno così, però è deliziosa questa, è deliziosa. Oh mamma mia, che spettacolo. Oddio. Bella, 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 morbidona. Amore, che spettacolo, guardate quanto è bella. Oddio, che spettacolo, ragazze, meraviglia. Oh mamma, che meraviglia. Oh, troppo felice. Allora, e qui ci siamo. Ora apriamo quest'altro. Allora, questo me lo lascio perché ci butto dentro tutta la rovina, la robaccia. Sta diluviando, poveri corrieri, li faccio lavorare. Leone, questo si butta. Oh, scusa.
eccolo qua. Ah, queste scatole potrei lasciarle per metterci tutta la mia robina di cartopazia. Wow, eccoli qua, finalmente, adoro. Allora, io ho, costavano 35,90, guardate, 35,99, e io l'ho pagati 9,90 euro, quindi è stato un affarone, ragazze. C'ho la borsa con questa lucida così, quindi penso che mi vadano proprio bene, ragazze. Mi piacciono, c'è dentro, wow, come sono fatti bene, che spettacolo, bellini, mi piacciono ragazze, sì, belli. Ma ti eri svegliata così, che piangevi così, anche bello, così, amore, amore mio, ma come mai? Ciao Leo. Io sono Leo. E chissà come mai. Io sono il mio Leo. È svegliata con pianto. E ti disca un po' quello. No. Leone. Sì, amore. Brutta. Come faccio? No, come fa? Con la mano. Non ce la fa che mi casca il gatto. Aspetta, scende qui. Niente, dato. Era svegliata piante. Ecco, Leone. Tieni. E sarà svegliata col pianto, meme. Ma mica si piange, amore, così. Si piange? Non si piange così, sono le 3:30. Dove l'ha l'email? Ci sei andata a vedere? No, Lallo, non ci sono andata, però... Aspetta un attimino, entriamo in quell'altra. Leo. Ok, attenta Emily. No, queste forbici no, queste fanno la bua. Questa ti fa vedere nonna, mira bellina, mira che c'è qui dentro, anche cosine. Che belle queste così. Ma gliel'hai fatto vedere alle tate che ti ho fatto un cuore? Guarda, la mia nonna mi ha fatto un cuore. Gliel'hai fatto vedere che nonna ti ha fatto il cuoricino? La mia nonna mi ha fatto il cuoricino. Che belle queste cosine, vero? Si piange? Ma lo sai che c'è anche il tuo babbo a casa? No, in bocca la colla non ci si mette in bocca la colla, Emily. Lo sai che c'è anche il tuo babbo a casa stasera? Non ci vai in palestra perché è brutto tempo e è venuto a casa. Lo sai, amore, c'è anche il babbo a casina? Sì? Senti, amore, che vuoi di merendina? Attenta che qui ci sono le forbici. Aspetta, amore, queste le leva perché ho paura. Queste si levano, però con quest'altra cosina ci puoi giocare, però nonna ti fa giocare con queste cosine. Sì, questa è la colla, ti serve per attaccare tutte le cosine nell'agenda. Dopo, quando sei grande, nonna, lo scotch, vedi? Quando sei grande, nonna ti ci fa giocare anche a te, sa? Va bene? La colla? Sì, grazie. Queste sono le grappette, grazie. Un'altra colla, grazie. Poi che c'è? Una gomma da cancellare, grazie. Come ti dice nonna? Grazie. Poi che c'è? Le penne, belle queste penne, tutte colorate, vero? Questa è rossa, niente, non dice niente, rossa. Verde, blu, belle tutte, viola, com'è questa? Te ti dovevi chiamare Viola. Oh mamma mia, attenta se ci fa la bua a tutti, nera, vedi? No, mettili il tappo, è brigante, ora dove l'ha fatta arrivare? Mannaggia, dove l'ha fatta arrivare il tappo di nonna? Ora mi perdi i tappi. Dopo nonna che ti fa? Brigante sei, dove l'hai fatta arrivare il tappino della nonna, Dove è andata a finire? Senti, facciamo merenda? È arrivata. Dove l'hai messo il tappino? Vedi che gli manca questa? Gli
diglielo un po' a nonno. Nonno, guarda, ma è cascato il tappo. Dove è andato a finire il tappino della nonna? Eccolo! È là sotto la sedia, nonnina l'ha visto, sa? E lo diciamo a mamma che ti sei svegliata? No? Non glielo diciamo? Anche qui l'ha levato, Vieni, glielo diciamo. Allora, Emily ha fatto merenda, io per adesso vi saluto, grazie per essere state con me e noi ci sentiamo domani con un altro video. Ciao!